realmente esistite. Realmente esistite. E lo posso dire, è un piccolo spoiler, io ho letto il libro e a due pagine dalla fine ho capito di quale ente si stesse parlando, e mi ha fatto così piacere, no, scoprire la storia di un ente importantissimo per Milano, ma è entrato anche nel nostro linguaggio, diciamo, comune, che è l'asilo Maliccia. Quindi ci tenevo a, senza andare troppo nello specifico, no, leggiamo il libro ancora, sì, io, sì, però è talmente importante, talmente anche indicativo, no? Della Milano, di quello che rappresenta, di quello che ha voluto essere, anche come ho detto tu, in questa fase di grande trasformazione, che insomma, mi è piaciuta molto quella cosa. Sì, lo so, perché quando uno pensa di parlare in un cretino, in un posto per cretini, dice e non si capisce perché, sapendo invece la storia di come nasce, cioè uno si stupisce del fatto che sia passata l'idea che fosse un posto per cretini, no, per, comunque per leggere. Cioè, un modo sì. Allora, in realtà è vero, è la storia di amicizia tra due bambine. Una fa la piscinina, che appunto erano le apprendiste, erano quelle bambine che sognavano di diventare delle sarte, perché la sarta era sicuramente un mestiere migliore di quello che ti offrivano le fabbriche, no? Era un mestiere che ti dava un futuro, che ti faceva stare anche in un ambiente migliore. La piscinina però veniva usata anche per fare lavori molto umili, portavano nelle case gli scatoloni, dentro gli scatoloni portavano, avevano in questi vestiti e li consegnavano dalle sartorie, li consegnavano alle signore che li avevano ordinati.